Ciao, oggi parleremo di Amazon FBA. Come sempre sono Michele Miglio e se non sei iscritto al canale iscriviti, ma siamo insieme a Lorenzo e Fabrizio che sono esperti di Amazon FBA. Io non mi occupo di questo business, quindi ho preferito invitare delle persone che invece si occupano di questo, così che possiamo avere un confronto di livello e capire nel dettaglio come funziona questo modello di business. Quindi lascio un attimo la parola a Lorenzo e Fabrizio se vogliono presentarsi, raccontare un attimo di loro e poi partiamo subito con l'argomento. Sì, ciao ragazzi. Ciao ragazzi, io sono Fabrizio. Per chi non mi conosce, ho un canale YouTube, che si chiama appunto Speedy Brain, che è specializzato sui business online, in particolar modo, sul mondo Amazon FBA. Lorenzo collabora con me, per tutta la parte di Sì, magari a me Amazon. conoscete già, avete già visto qualche altro video sul Sì. canale di Michele. Comunque, Fabrizio era la persona con cui dicevo nel video che è uscito prima, È la persona che non riusciva ad come ragazzo, identificare, sì. perché non sono un ragazzo, però si vergognava quasi a chiamarmi signore. Infatti gli ho detto, chiamalo Fabrizio, è il suo nome. Fabrizio, diciamo Adesso che sono l'identità. sono un po' fuori quota rispetto all'età media degli YouTuber online. Però, diceva Lorenzo, anche questo è un valore aggiunto perché avere a che fare con persone di età e esperienze diverse che però hanno comunque focus sulle stesse nostri interessi è interessante perché si vede l'approccio diverso e il background comunque porta. Assolutamente, assolutamente, ma poi questa era proprio la mia intenzione, no? Quindi di circondarmi di persone molto più giovani di me, cioè se pensate che Lorenzo potrebbe essere mio figlio, no? Perché lui ha 20 anni, non 50, peraltro il padre di Lorenzo ha più o meno Sì. l'età Ecco. mia, forse un anno in più, quindi diciamo, secondo me sfruttare diciamo, l'intelligenza creativa che può avere un millennial come Lorenzo e Sì, poi magari... perché Michele alla fine è così. E poi Michele, vabbè, Ho giusto, solo 2 anni in sto più di lui. parlando del rapporto che abbiamo io e Lorenzo, Sì. ovviamente. Però creare questa sorta di sinergia tra il mio mondo, quindi la mia esperienza professionale che ho avuto nel corso degli anni, le multinazionali americane, insomma, esperienze di lavoro anche old style, se vogliamo, con invece un ragazzo che di fatto non ha mai lavorato in una multinazionale o un'impresa strutturata. E quindi che si approccia al business online in una maniera completamente, diciamo, diversa. Sicuramente si sono venute a creare delle sinergie molto particolari, no? Quindi Sì, lui assolutamente. attinge dalla mia esperienza, io attingo dalla sua, tra virgolette, incoscienza di giovane di 20 anni che si butta su Sì, questo agisci business. senza filtri quando non hai esperienza, quindi. Esatto. Quindi mi traina molto da questo punto di vista. Quindi devo dire che anche caratterialmente ci troviamo parecchio, insomma. Ottimo, che poi è importantissimo. Benissimo, poi comunque nel corso del video, della puntata, insomma, avremo ancora modo sicuramente di approfondire queste cose. Se volete fare una piccola introduzione su Amazon FBA, così per chi magari non conosce questo modello di business, capisce un po' di cosa stiamo parlando. Allora, Amazon FBA in maniera molto semplicistica non è altro che un metodo di fare business online tramite Amazon, che è un marketplace dove si vendono prodotti essenzialmente. FBA è un acronimo che vuol dire Fulfillment by Amazon, cioè vuol dire che praticamente Amazon ti gestisce la logistica essenzialmente del prodotto, quindi si differenzia da FBM, che vuol dire Fulfilled by Merchant, cioè dal venditore diretto, e la differenziazione sta proprio nella logistica, cioè in FBM la logistica la fai tu come venditore, in FBA la logistica te la gestisce Amazon. Essenzialmente questa è la Che differenza. è anche una delle logistiche migliori al mondo, se non la migliore, quindi. Assolutamente. Diciamo che Prime, adesso i clienti Prime addirittura il giorno dopo ricevono i Sì. prodotti con consegne anche il sabato e la domenica, quindi. Infatti io abito vicino a Milano, 2 passi da Milano, ho dietro casa UPS, BRT e FedEx, quindi cioè a me arrivano, praticamente ordino e neanche 12 ore dopo mi arriva la roba, è allucinante. Soprattutto a costi che non puoi competere minimamente. Sì, esatto, cioè è assurdo. E poi ci si chiede perché
piccoli medi imprenditori chiudono perché non sanno sfruttare queste cose. Perché assolutamente, guarda, io su questo veramente demonizzare è come, io lo dico sempre, no? È come ai tempi dell'invenzione del motore a scoppio, ok? Che tutti i sindacati delle dirigenze a cavallo praticamente si ribellavano a questa innovazione tecnologica, dicevano, e poi dopo con tutti i cavalli che dobbiamo fare, dobbiamo andare al macello, ma poi tutti i dipendenti della dirigenza che facciamo? Però ragazzi, il progresso non si può fermare, anzi lo dobbiamo sfruttare a nostro vantaggio, no? Quindi demonizzare, sì, è vero, Amazon sta contribuendo sicuramente a far chiudere molti negozi. Anche se non è solo quello il discorso, perché non si può semplicisticamente dire Amazon fa chiudere i negozi, è No, proprio certo. l'evoluzione tecnologica, è tutto il nuovo approccio che bisogna avere nel 2020, nel mondo del commercio che deve cambiare. Quindi chiudiamo Più che altro. Amazon piuttosto, invece di lamentarci delle cose che Esatto. non funzionano. Perché secondo me poi il fatto qual è? Che non è che è Amazon che, come dici tu, fa chiudere i negozi, cioè sono d'accordissimo con te su questa cosa, è che sono le persone che cambiano, cioè la società di oggi, dato che ormai si può comprare su internet, si è abituata a comprare su internet, preferisce comprare lì piuttosto che farsi la coda magari in cassa, andare in un negozio dove magari c'hai la commessa scontenta, dove poi gli costa pure di più, alla fine uno da casa ordina con comodità. No, Quindi. anche perché se devi far chiudere Amazon, devi far chiudere anche tutti i negozi online dei brand, devi far chiudere Zalando, Sì, esatto. Price. Infatti. Ma secondo me il problema principale delle aziende offline, poi adesso divaghiamo un po' sull'FBA, però è che manca l'esperienza. Perché il fatto qual è? Che molti negozi oggi, negozi locali, ma anche magari negozi un po' più grandi, tu vai lì e cos'hai? Hai semplicemente gli scaffali con la roba lì. E allora cosa cambia da andare a comprarli su Amazon? Mentre quali sono i brand che hanno successo ancora oggi offline? Quelli che vai lì e apprezzi il fatto che vai lì perché magari hai un'esperienza nel provare quella giacca L'entertainment, l'esperienza che tu provi nel fare l'acquisto. Esatto. Infatti il futuro sta tutto lì, anche nei ristoranti, se ci Eh pensi. sì, veramente. Arriveranno pian piano e rimarranno solo i ristoranti che ti fanno vivere un'esperienza. Stessa cosa per i negozi. Cioè, ti faccio un esempio, io ho fatto il vice direttore all'Hard Rock Café, e nell'Hard Rock Café è una catena di ristoranti dove tu comunque vivi un'esperienza, no? Eh sì. C'è tutta un'atmosfera particolare, c'è tutta la memorabilia, al di là, diciamo, proprio del cibo, c'è proprio tutto un discorso di esperienza che ti fanno vivere i ragazzi che lavorano all'Hard Rock Café. Sì, infatti uno ci va all'Hard Rock Café perché è l'Hard Rock Café di quella città, non per il cioè nel senso, francamente non ho idea neanche che ci facciano. Con la città è un'esperienza che tu vivi, quindi quello è un business model che sicuramente continuerà ad esistere al di là, diciamo, Verissimo, sì. del futuro, di come si trasformeranno in futuro i ristoranti. Assolutamente. Quindi mi collego su questo. Sta cambiando appunto la società, il modo di vendere e voi lo fate su Amazon, no? Quindi con Amazon FBA. Per dare, diciamo, un po' una guida anche a chi ci sta ascoltando, come si può iniziare a vendere su Amazon, a capire come funziona, e quali sono anche le prospettive future, quindi possibili guadagni, ci si può vivere, non ci si può vivere, i business online funzionano, insomma, queste cose qui. È saturo il mercato. Esatto, è saturo, le classiche domande che ci vengono fatte. Sì, allora, diciamo per chi vuole iniziare su Amazon, l'avevo detto anche nel video di Michele, è un business un po' più strutturato, un po' più complicato che non puoi proprio impararlo dai video su YouTube. Okay? Quindi diciamo che devi avere, secondo me, una persona che abbia già fatto, non dico tutto il percorso, ma almeno 10 passi avanti a quello dove sei tu adesso. Perché su Amazon troverai sicuramente delle difficoltà proprio se poi dipende ovviamente dall'esperienza che ha ognuno, non è che Le tutti così. dogane mi dicevi, no? Ad Esatto, esempio. dipende, però comunque devi in qualche modo importare prodotti, che sia dalla Cina, che sia da fabbriche europee o meno, devi comprare uno stock di prodotti perché, come abbiamo detto, che tu li metti o nella logistica di Amazon o nella tua, comunque lo stock di prodotti devi acquistarlo per poter mettere il prodotto su Amazon. E poi
Vi dico questo perché io e Fabrizio collaboriamo anche con aziende, li facciamo da account manager e qualche azienda, quindi aziende insomma che intraprenderebbero esperienza, tenta di mettere i loro prodotti su Amazon. E i risultati che sono disastrosi, perché mettono il prodotto, la foto fatta male, quattro parole e dicono ma Amazon non funziona, come fate voi a vendere? Quindi per questo dico, non è che ve lo dico perché comprate il nostro corso, non c'entra nulla, ve lo dico perché l'esperienza che abbiamo è questa, quindi farlo da soli è un po' complicato, magari per chi inizia, quindi affidarsi a una persona che ha già fatto un percorso potrebbe essere opportuno, soprattutto non ti fa spendere soldi. Altra Sì. cosa importante, scusami, ti interrompo. No, volevo solo semplicemente sottolineare questa cosa sulla formazione perché la condivido pienamente e sicuramente in un business particolare come quello di Amazon FBA, ancora di più, perché appunto il discorso, ad esempio, Dogan, cioè io se dovessi importare un prodotto, io non faccio Amazon FBA, se dovessi ordinare una roba dalla Cina e importarla qua, boh, non ho la minima, cioè direi a Lorenzo come si fa? Sì, Quindi esatto. assolutamente. Quindi, La stessa cosa vale su tutti i business. L'esempio che facevi tu con le aziende che mettono su Amazon il prodotto, cioè a me vengono in mente, io facendo SMMA, quindi seguendo attività locali sul lato social media marketing, mi capita spesso, sì, ho provato a sponsorizzare qualcosa su Facebook e non funziona, perché loro vedono il bottone, lo schiacciano e fanno andare le cose a casa, come dici tu, le foto brutte, eccetera. Cioè, alla fine, se uno non sa fare le cose, chiaramente deve formarsi a farle. E lato Facebook, sicuramente puoi imparare tanto su qualsiasi business, YouTube. cioè tu devi Esatto. conoscere quello che vai a fare, ovviamente, no? Se tu parti con l'improvvisazione, logicamente non va da nessuna parte, ma questo è valido per qualsiasi business online, non. Assolutamente, assolutamente. Però non sempre con l'online compreso. Cioè, alcune persone dicono online è facile, no? Schiacci due cose, poi ci provano e dicono non funziona niente. No, Quindi. anzi, secondo me forse online è ancora più difficile perché devi comunque prendere in considerazione tutta una serie di variabili che molto spesso nei business tradizionali sono più controllabili. Perché? Perché comunque l'online è 1.000 volte più veloce di qualsiasi altro business tradizionale e Vero. comunque fai un mercato locale. Cioè, immaginiamo un negozio tradizionale, un negozio online, un negozio tramite Amazon, ok? Nel negozio tradizionale tu hai come mercato un quartiere di una città, un paese, comunque ha un mercato limitato, ti devi rifare esclusivamente a delle regole magari locali, comunali, regionali, nazionali. Su Amazon, se tu cominci a vendere su larga scala, innanzitutto hai come mercato il mondo praticamente, perché tu puoi vendere in 5 paesi europei, quindi in tutta Europa, puoi vendere negli States, ora puoi vendere anche in Australia, in Giappone, in India, quindi il mercato è enorme e apriranno sempre più marketplace Amazon dove andare ovviamente a vendere i propri prodotti, quindi tu comodamente da casa, da qualsiasi luogo nel mondo, puoi vendere i tuoi prodotti. Quindi devi però capire, devi fare comunque analisi di mercato, che non è più un'analisi di mercato che fa riferimento a un mercato locale, no? È un'analisi di mercato che tu devi fare a livello, globale, perché ci sono, per esempio, alcuni prodotti che vanno bene in Italia, non vanno bene magari in Spagna, non vanno bene in Germania. Sì, chiaro. Quindi ci deve essere per forza un approccio super, super professionale. Quindi molti, ad esempio, quando io ho iniziato a fare questo business e parlavo su YouTube, non accettavano il fatto che io parlassi di business plan, di analisi di mercato, di sales forecast. Poi le stesse persone hanno iniziato a vendere E poi le business. stesse persone hanno cominciato a parlare dopo che avevano detto per mesi, perché non sapevano proprio di che cosa stavo parlando. È inutile negarcelo, ci sono molti improvvisati su YouTube, no? Dove magari hanno venduto 4 manite per un mese e pensano di essere i guru di Amazon. Ma se tu non hai comunque un'esperienza consolidata, molte cose non le capisci. Quindi all'inizio c'era proprio la negazione, no? Dice no, il business plan, che serve il business plan? No? Andiamo a vendere uno o due prodotti. Quindi c'era proprio un approccio molto superficiale che poi portava inesorabilmente al fallimento, no? Sì, Quindi, infatti posso dire una cosa un po', magari un po' più seria, al di là che questo può sembrare flame contro i competitors. No, in realtà, ragazzi, parliamo così perché a noi purtroppo sono venute anche delle persone
dopo aver fatto corsi, adesso non vi sto a dire, anche indebitate con problemi gravi. Quindi il discorso di Amazon è quello che tu devi bloccare un capitale importante che qualcuno addirittura chiede anche prestiti, e poi affidandoti a persone perché ti vendono il sogno, non ti vendono il modello di business come si fa con tutti i pro e i contro del caso. Anche se abbiamo dimostrato, insomma, che poi alla fine se utilizzi prodotti europei, non hai bisogno di capitali poi così importanti, diciamo, no? Perché Certo, tu sì. per testare il mercato tu lo puoi fare anche con pochi pezzi, anche con 50-70 pezzi. Perché? Perché sfrutti il lead time del prodotto europeo, cioè ovvero la spedizione è velocissima, la produzione è velocissima. Quindi una cosa è fare la spedizione dalla Cina, quindi ti producono il prodotto, magari ci mettono 60 giorni. 40 giorni solo per arrivare a fartelo arrivare via nave o 15 giorni via aerea, ok? Poi rimane bloccato in dogana, devi fare lo sdoganamento, ci possono essere delle problematiche. Quindi logicamente tu prodotto cinese lo devi prendere in quantità molto più elevate, quindi lì sì che devi andare a investire magari minimo 5.000 euro, ok? Poi il prodotto europeo questo non avviene perché tu puoi prendere 70 pezzi, non c'è dogana e ti viene spedito massimo una settimana, c'è cioè nel Certificazione. magazzino, hai tutte le certificazioni, quindi non ti devi porre il problema, non devi fare sdoganamenti perché il prodotto è già nazionalizzato all'interno Sì. dell'Unione Europea Molto più e veloce. quindi è tutto più Interessante. veloce, quindi puoi anche investire magari 500 euro sul prodotto, 1000 euro, quindi lo testi, se il prodotto funziona, fai subito il riordine. Quindi tramite questa metodologia si riesce anche a, diciamo, sfruttando proprio il ridotto lead time del prodotto europeo, ovviamente, riesci a fare investimenti, e rischiare anche molto, molto di meno, no? Sì, no, interessante. Questa cosa è la prima volta che la sento, quindi già vale oro. Cioè, tutti quelli che vedi in giro ti dicono dalla Cina e tutto quanto, Comunque, cioè, abbiamo un gruppo esclusivo di fabbriche europee che danno prodotti in esclusiva ai nostri corsisti. Noi Quindi. tramite un mio studente, questo mio studente vive in Polonia, che ha fatto, è stato così intelligente da capire il cambiamento in atto per i vari business. E praticamente lui si era trovato in difficoltà, non voleva comunque riaprire le attività tradizionali. Facendo il mio corso non solo vende dei prodotti su Amazon, ma stando in Polonia, lui ha aperto una trading company. E quindi lui visita tutte le fabbriche dell'Est Europe, prende accordi e le propone a tutti coloro che comprano i nostri corsi, che avranno in esclusiva dei prodotti europei. Ok? Chiaro, figo, figo, Quindi questo è tanta roba, sicuramente. abbiamo fatto proprio questo accordo con lui, gli sta andando benissimo, e quindi lui sta creando una sorta di Alibaba dell'Est Europe, no? In maniera molto più semplificata, perché usiamo un gruppo Facebook. Però veramente funziona perché poi diamo il prodotto in esclusiva, quindi ce l'ha solo il nostro studente. E quindi non ci copiamo tra noi studenti, tra studenti non si copiano il prodotto come avviene negli altri gruppi, ok? Perché tu ce l'hai in esclusiva. Poi per carità, se vuoi andare pure su Alibaba a prendere il prodotto cinese, liberissimo. Nel senso è comunque una strategia appropriata che Sì. Si noi comunque portiamo avanti in parallelo, cioè non è che noi escludiamo il prodotto differenzia. cinese. E dipende dagli investimenti che tu vuoi fare. Di solito si parte col prodotto europeo, fai esperienza, capisci come funziona il mercato e poi vai sul prodotto cinese dove magari servono degli investimenti un po' più ingenti e dove comunque il rischio è maggiore perché logicamente devi prendere delle quantità maggiori se non vuoi andare poi out of stock dopo 10 giorni. Sì. Una dinamica simile avviene anche nell'affiliate marketing. Io mi occupo di SMMA, affiliate marketing, e il discorso delle esclusive, anche lì hai affiliati importanti. Io vabbè, sull'affiliate collaboro con una persona che mette grossi budget e ha un po' di contatti interessanti. Infatti adesso partiremo con 5 prodotti in esclusiva. Ne sto facendo già girare uno ed è proprio un'altra cosa, cioè vendere un prodotto che hanno tutti o vendere un prodotto che è esclusivo è proprio un'altra cosa, cioè hai dei margini molto più alti, la gente lo Chiaro, compra di chiaro. più e quindi avere questi Difatti, circoli è importante, sicuramente è un valore aggiunto forte. molti su Amazon fanno il retail, cioè ovvero vanno a vendere brand già conosciuti, però questo secondo me
non è una strategia, diciamo, valida. Perché? Perché vendendo brand già conosciuti, innanzitutto fai la guerra sui prezzi, ok? Perché? Perché non hai la buy box, cioè tu praticamente vendi un prodotto che già viene venduto su Amazon, quindi sei uno dei tanti venditori che si collegano al listing di quel prodotto e che per prendere la buy box e quindi vendere deve abbassare il prezzo, ok? Chiaro, sì, sì. Quindi il margine è ridicolo e quindi non la vedo come una strategia vincente. Invece col private label, e quindi ti crei un top brand, fai magari un prodotto tuo, lo differenzi, crei un qualcosa di speciale, sia nel design, nel packaging, sicuramente hai molte più possibilità di sfondare e di avere dei margini anche, diciamo, più importanti. Buoni, ok? Assolutamente, assolutamente. No, interessante, assolutamente. L'ottica con cui lo mettete, con cui lavorate, è effettivamente diversa da quello che vendono in giro. Quindi, se per chi vede questo video e non conosce il loro canale, ovviamente lo trovate in descrizione e nelle schede, quindi andate, perché ci sono live e ore di contenuti di valore. E ho un'ultima domanda, un'ultima curiosità che shifta un attimo dall'FBA, e questo è più per te Fabrizio, perché comunque appunto tu arrivi da un'esperienza di management, di lavoro offline, su business anche importanti, e com'è che ti è scattato questa cosa dell'online? Perché sei passato all'online? Che sicuramente è una cosa che magari per chi è più giovane come me, Lorenzo, non ce lo poniamo, perché vabbè, università, finiamo gli studi, quindi cosa facciamo nella nostra vita? E ti guardi intorno, vai sull'online. Però magari persone un po' più grandi possono essere interessate a questo. Allora, sì, certo. Io già per chi mi conosce, insomma, la mia storia la sa perfettamente. Io lavoravo nelle multinazionali americane, essenzialmente nell'ambito delle industrie chimico-farmaceutiche, ho raggiunto anche posizioni apicali importanti, insomma, quindi guadagniamo pure molto bene, quindi diciamo probabilmente non me ne sarei mai andato da situazioni del genere, no? Perché comunque non lo nego che guadagniamo assolutamente bene, soltanto come avviene molto spesso nelle grandi aziende, soprattutto le multinazionali americane, ci sono spesso delle ristrutturazioni aziendali, ok? Che vuol dire? Vuol dire che magari l'azienda viene acquisita e quindi ci sono figure doppie che si vengono a creare e quindi devono licenziare persone che logicamente sono doppie all'interno dell'organizzazione, ci sono fusioni o ci sono ristrutturazioni perché le cose non vanno come devono andare. Allora, io di ristrutturazioni ne ho subite almeno 5 nel corso della mia vita professionale. Quando succede da giovane è quasi bello. Perché ti dico che è quasi bello? Perché l'azienda, almeno prima, tendevano pure a darti un bel po' di soldi per andare via, ok? E tu ti ricollocavi in maniera estremamente semplice sul mercato del lavoro, no? Io tutte le volte che ho subito una ristrutturazione, l'azienda è stata acquisita, eccetera, comunque sono stato incentivato per andare via e subito ritrovato lavoro dopo un mese, insomma, anche grazie alla mia esperienza. E che succede? Che quando ti avvicini, superi i 40 anni, diventa sempre più difficile, ok? Quindi io avrei pure ritrovato delle altre posizioni lavorative da ricoprire dopo l'ennesima ristrutturazione. L'unica cosa è che ovviamente non mi interessavano più e non avevano più l'appeal che avevano le mie vecchie posizioni, dove comunque eri pagato molto molto bene, no? Perché le aziende sfruttano il fatto che tu hai più difficoltà a trovare lavoro, a ricollocarti per pagarti molto meno. E dato che io avevo comunque una professionalità molto spendibile sul mercato, che era solo, diciamo, in quel momento bloccata dal fatto che ero vicino ai 50 anni e mi si offrivano solo posizioni, diciamo, da stipendi con stipendi bassi o con contratti atipici. È giusto per far capire magari diciamo qualche cifra, se no, cioè tipo bassi. Cioè bassi anche, cioè basso per me significava 2000 euro al mese. Perché tanto c'è, cioè, la gente piace sentire le cifre. Per altri può sembrare un ottimo stipendio, però rispetto a quello che guadagnavo prima, io ero arrivato a guadagnare anche 10.000 euro al mese. Così mettiamo un po' di
che come di... sì, vabbè, gli insulti, raga. Allora, io devo dire che come dipendente sicuramente sono... C'è tanta mediocrità e soprattutto si tende a... Quando uno raggiunge un certo livello di successo, o ti dicono che dici cazzate, o ti dicono... tendono a sminuire quello che tu fai, quello che tu hai ottenuto. Perché? Perché praticamente, come diceva mia nonna, la volpe di, se non arriva all'uva dice che è acerba. Che vuol dire? Vuol dire che purtroppo noi tendiamo a giustificare i nostri insuccessi. È sempre colpa di qualcun altro, no? È colpa dello Stato, è colpa del mercato perché non c'è il lavoro, è colpa di quello. Quando non ci dovremmo prendere le responsabilità in prima persona. Cioè, non tutti possiamo raggiungere i nostri obiettivi. Alcuni non li hanno neanche gli obiettivi. Ci sono molte persone che semplicemente non raggiungono gli obiettivi perché neanche si impongono. Okay? Sì, sì, esatto. Se una persona si pone gli obiettivi e li persegue, ma li persegue veramente come sta facendo Lorenzo a 20 anni, come stai facendo tu, gli obiettivi li raggiunge, è quasi matematica la cosa. Se non li raggiunge, è o perché sta sbagliando qualcosa, o perché non è all'altezza di raggiungerli, ma ci si può lavorare su queste due cose, no? Sì, sì, esatto. Super se, li, se ti mancano delle skills, te le completi le tue skills, se ti manca il mindset, cerchi di svilupparlo il mindset, non ti lamenti, dici che non posso raggiungere così. Quindi ci sono molte persone che purtroppo a priori o denigrano o dicono che non è possibile, dici stupidaggini, quando invece in realtà siamo circondati da persone che comunque sì, sì, basta vedere nel 2019 solo in Italia 400.000 nuovi milionari solo nel 2019, quindi se 400.000 persone l'hanno fatto, perché gli altri non ce la fanno? Esatto, quindi dipende solo da noi, quindi è inutile andare a cercare giustificazioni, è perché evidentemente non siamo abbastanza bravi, non siamo abbastanza focalizzati, non siamo abbastanza dedicati, o perché proprio molti non si pongono gli obiettivi. Sì, sì, è verissimo. La mattina dicono che faccio oggi, non hanno una vision a lungo termine. Quindi no, ma neanche il giorno dopo ce l'hanno. Cioè... Neanche il giorno dopo, quindi... Quindi è una questione pure di volontà. Quindi per me, che ero abituato a stipendi di un certo livello, rimettermi a lavorare per 2.000 euro al mese, che per gli altri può essere ancora oggi uno stipendio assolutamente auspicabile, per me in quel momento non rappresentava uno stipendio accettabile in relazione alla professionalità che io potevo esprimere, ok? Quindi ho detto, mi sono stufato, diciamo, di far arricchire le multinazionali, perché poi quello facevo, e ora scambierò il mio tempo non più per uno stipendio fisso, ma cercherò di creare una mia attività imprenditoriale in modo da arricchire me stesso in base alla mia professionalità che riuscirò a esprimere. E quindi mi sono messo a fare analisi di mercato, a cercare quelle che erano le attività che potevo svolgere. All'inizio ovviamente ero andato forte della mia mentalità old style sulle attività tradizionali, poi mi sono imbattuto in alcuni video di alcuni youtuber americani, devo dire anche ragazzi giovani italiani che in quel momento andavano per la maggiore, e praticamente ho cominciato a approfondire quel mondo, il mondo del business online. Mi sono fatto un business plan, ho fatto un'analisi di mercato, ho verificato sul campo che era fattibile. E ho cominciato a lavorarci giorno e notte, mi prendevano tutti per matto, per assicuro, anche mia moglie, per dire, diceva, ma che stai facendo? Ma ti sembra normale che tu a 50 anni ti metti a fare video su YouTube, fai i corsi dei ragazzini, vai a vedere i ragazzini americani? Ho fatto, guarda, secondo me questo business funziona, all'inizio non mi credeva nessuno, finché non ho cominciato a vendere su Amazon, ho sviluppato i primi corsi, e in un mese insomma ho cominciato a fatturare abbastanza. Ho detto, questo è niente, vedrai fra poco. E allora tutti all'improvviso hanno cominciato a dire, allora Fabrizio non è diventato matto. E a quel punto tutti quelli che prima ti denigravano, che non credevano in quello che facevi, hanno cominciato a dire, ma che cosa puoi fare per me, che cosa posso fare per te? E gli dico, ragazzi, adesso avete scoperto che la cosa funziona. Ci sono ancora quelli che dicono che non funziona, però
io non è che posso, diciamo... Non siamo qui per convincere nessuno. Non siamo qui per... Noi guadagniamo lo stesso. Apposta, quindi, cioè, arrivate a un certo punto, se ci credete bene, se no... Amen. Esatto. Piace per gli altri, anzi, meno concorrenza per noi. Esatto, lo dico sempre anch'io questa cosa. E, no, assolutamente, una bellissima condivisione, sicuramente di valore per chi sta ascoltando il video. Come dicevamo, trovi in descrizione i canali di Lorenzo e di Fabrizio. Ti lascio in descrizione anche il link alla puntata di ieri del podcast che tengo con Giuseppe Guastamacchia e direi anche il link del loro corso su Amazon FBA, se ti interessa, ovviamente puoi andare ad approfondire. Non ho affiliazioni su questo eccetera, quindi totalmente in disinteresse mio. Poi se volete darmela bene. E per il resto noi poi lasciaci soprattutto nei commenti un feedback, cosa ne pensi, se hai qualche domanda, che sicuramente magari, anche se ti rispecchi di più in Fabrizio, visto che magari nel tuo canale vedono sempre noi, siamo un po' più giovani, quindi ci sta. Sì esatto, devo dire che dagli analytics ho anche persone un po' più su nell'età, quindi sicuramente sarà un confronto utilissimo. E per il resto poi ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi. Power.